Ciao amici e bentornati sul mio canale. Oggi vi porto in un posto speciale. Si chiama la Camera delle Meraviglie. Facciamoci guidare dal proprietario Marco, che ci spiegherà di che cosa si tratta. Vi posso solo dire in anteprima che la Camera delle Meraviglie è la bisnonna di tutti i musei del mondo. Venite con me. Ciao Marco, grazie tante dell'invito. Sono un mio piacere. In questa tua splendida Camera delle Meraviglie. Oserei dire Camere delle Meraviglie. Esatto. Senti, ci spieghi un po' che cosa sono queste Camere delle Meraviglie? Allora, le Camere delle Meraviglie erano il proto-museo delle grandi collezioni, soprattutto di due famiglie europee, di Asburgo e i Medici, che collezionavano quattro tipi di oggetti. Artificialia, naturalia, exotica e scientifica. Io l'ho chiamata questo mio piccolo museo, questa piccola Funderkammer, artificialia perché comprende soprattutto opere d'arte, quindi quadri, sculture, fregi, intarsi ed altre cose. Ci sono tutti i quattro elementi, ma questa diciamo è quella predominante. Per esempio abbiamo due bellissimi cavalieri di metà 800 in bronzo, con bellissime armature, con i fuori anche sull'elmo, molto molto interessante. E Marco, senti, in questa tua bellissima situazione, perché è una situazione veramente molto particolare. Possiamo dire che la particolarità è che questi oggetti in questa casa non si trovano in un palazzo o in un castello, ma in un appartamento di Roma. Questa è la cosa singolare. È una cosa molto singolare, bravo. Ma tu in questo luogo fai anche concerti, perché esatto, suoni. Perché il mio mestiere, diciamo, questo è il collezionismo, è un bellissimo hobby che ho, però il mio mestiere è fare concerti di pianoforte, di organo, e anche un compositore, lavoro anche con l'Università di Harvard come collaboratore. Il mio mestiere è musicista e quindi ho creato questa situazione molto particolare per poter fare una visita al museo, ma poi sentire il concerto, una parte di organo, una parte di pianoforte, dentro la Camera delle Meraviglie. Quindi le persone che vengono qui sono circondate dalle opere d'arte, sembra come andare fuori dal tempo, immergersi in un altro tempo, in un'altra dimensione, ascoltare la musica in un luogo così particolare. Penso sia, potrebbe essere una bellissima esperienza. Bene, Marco, allora ci guidi un po' nelle altre stanze, okay, per cortesia? Questo chiaramente è l'ingresso neogotico, l'ho chiamato così. Poi qui abbiamo corridoio, qui c'è qualcosina, ci sono dei quadri anche del Novecento, non solo, sono opere più moderne, bellissimo leggio di una chiesa tedesca, e poi qui arriviamo al primo ambiente, quello più grande, che è la camera dell'organo, anche detta camera medievale o anche camera dei leoni, perché qui chiaramente abbiamo questi due bellissimi leoni di Art Deco del 1920, in terracotta dorata. Belle, molto belle. Molto scenografico, molto grande. Accidenti, bello quel trono. Thank you.
grazie per questa preview musicale all'organo, complimenti. E qui siamo nella sala più grande dove ci sono più cose. Cosa ci dici rispetto a questa collezione che si trova in questa porta? Questa è una stanza del pianoforte e qui ci sono soprattutto la collezione dei quadri, ci sono circa 15 quadri del 700 e dell'800, ci sono due statue molto importanti, due cavalieri transidei dell'800, poi vari oggetti, alcuni oggetti simboli di videocamera che sono bello il coccodrillo, non l'avevo visto, accidenti. Senti, quanto tempo hai messo a collezionare tutte queste cose? Circa 2 anni e mezzo. Mamma mia. Da marzo 2019 a maggio 2020. Complimenti, una collezione di tutto rispetto. Bella. Allora, io ti volevo ringraziare per l'ospitalità. Grazie a te di essere venuto a trovarmi, Paola. E poi ti porterò i curiosi come me, certo, a vedere questo luogo bellissimo, ai quali tu offrirai comunque un concerto, oltre che la visita. Visita più concerto, è la particolarità del luogo, che si possono unire le due arti, la musica all'arte. Bellissimo. Grazie. Grazie Marco. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Se il video vi è piaciuto, come al solito, io vi invito a iscrivervi sul mio canale. Non suono, non vi preoccupate, non suonerò. Mettete un like, iscrivetevi, vi aspetto. Ciao.